This is a mellow beat. Ciao a tutti, miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Mainframe di Freeman. Finalmente, dopo tanto tempo, è uscito il suo primo album ufficiale. Io sono abbastanza hypato, nonostante non ho una grandissima conoscenza di Freeman. Ho ascoltato qualche singolo, qualche feat e devo dire che mi ha incuriosito parecchio, motivo per il quale ho deciso di reactare l'album in modo tale da farmi un'idea un po' più completa su di lui. Partirei subito con la prima traccia intitolata Come Noi. Penso che vuoi essere un po' come noi. Occhio che noi siamo pronti a farti fuori. Se prendo una L sicura un extender. Io se fossi in te forse resterei fermo. Non chiedere, non mi capiresti mai. Non perdo tempo, tanto non me lo ridai. Ti sparisci, ti veniamo a prenderti e dopo sparisci. Non fate mai quello che dite, siete bla bla bla. Prima traccia abbastanza particolare, appena è partito il beat mi ha dato subito l'impressione tipo di essere un Wes Elgan type beat, quelle robe lì un po' slime. Invece poi lui ci rappa sopra con un'attitudine completamente diversa, con un autotune molto particolare e devo dire che non mi è dispiaciuto affatto. Dura abbastanza poco, un po' come tutto l'album che ho visto, sta sui 22 minuti, però niente male. Andiamo con la seconda traccia, CC Dior. Non parlo di ste bici perché io non faccio nomi. Droga zero swag, inutile che mi copi. Go, 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 più la perco. Posso dire che il beat potrebbe tranquillamente far parte di Wall Out Red, perché è veramente assurdo. Questa è la canzone con cui hanno pubblicizzato l'uscita del disco e sin da quando l'ho ascoltata appunto mi ha dato un sacco di Wall Out Red vibes. Avevo un po' paura di ascoltare questa traccia, lo ammetto, perché mi aspettavo un tentativo fatto male di ricopiare o comunque prendere spunto da Carti. Invece devo dire che la sua attitudine anche in questo caso è tutt'altra roba ed è davvero figa. Anzi, un attimo, l'aggiungo subito alla playlist che trovate in descrizione, quindi mi raccomando, passate. Perfetto, fatto, noi andiamo con la terza traccia, Next. Mi serve la tua profession. Io vuoi stalking, cito qualche shooter, quindi less. Yeah, and I'm a fuck, fuck, no, yeah, yeah. I'm a fuck, fuck, no, yeah. Voglio stire, shawty, you know what I say. Vado up e faccio bankroll. Baby, non so più chi sei, no. Io non faccio più per te. Siamo i 20 chiusi nella trap house. Siete bambini, parlate, siete noisy. Bella, bella anche questa assolutamente, autotune sempre molto figo e particolare e infatti lui aveva promesso, comunque aveva annunciato un disco un po' strano diciamo e devo dire che per il momento è abbastanza particolare, sicuramente completamente diverso da qualsiasi altra roba che abbia mai sentito in Italia. Anche in questo caso una bella produzione di Moz, che è il produttore che ha curato praticamente tutto il disco. Non posso non essere felice di questa scelta, visto che per me lui è uno tra quelli che spacca di più attualmente in Italia e spero che con questo progetto la gente possa svegliarsi su di lui. Andiamo con la prossima traccia, AMG. My young nigga just cracked the seal. Bitch wanna pass a pill. And I ass fat on us, it's real. Mainframe. A mirror, a mirror, I run no truth. So that she walk and she packing it tons. I just put a deuce on me, I'm snoozing. Faccio davvero, tu lo fai per finta. Tutti i miei nigga sopra le MC. Unico obiettivo nei P sul mio Wii. Amiri, amiri, vengo con il. Tu mi guardi in faccia, rispondo col. Sto fumando, non ti passo il. Guardo la top 10 e manchi solo tu. Abbiamo avuto modo di sentire il primo featuring, Summers, che io non conoscevo e infatti è un emergente americano, inglese, non lo so, comunque è straniero. E devo dire che i loro stili si sono sposati molto bene sul beat. Poi vabbè, Freeman bene o male lo conosciamo, sappiamo che ha uno stile un po' americano per il flow che prende, per come pronuncia le parole, anche perché ogni tanto dice qualcosa in inglese. Tanto che all'inizio della canzone io pensavo fosse lui e dopo poco sono arrivato a capire che era il featuring. Comunque bella. Traccia numero 5, Let's Go. Yeah, yeah, okay, let's go, let's go. Yeah, yeah, okay, let's go, let's go. Faccio, faccio
la volpi vuoi lo smoke, ecco qua. Sono in questa shit, sai che non dico lies. Block 17 con uno scope, go. If you talking shit, ok, let's go, go. Vedete la mia lì come un jacko, ok, let's go, yeah, yeah. Ok, con my phone, sedete me, io faccio stone, tu sei slow. È piaciuta pure pro, tu sei pro. Ok, anche questa non era male, forse fino ad adesso quella che mi è piaciuta un po' di meno, ma non perché è brutta, ma perché mi sembra un po' simile ad altre tracce che abbiamo ascoltato, però è comunque figa. Una cosa che apprezzo tanto di questo album fino ad ora è sicuramente il mix, che non è simile a quello che si ascolta di solito, comunque diciamo gli standard base, ma anzi è abbastanza ricercato, e questa cosa devo dire che non mi dispiace affatto. Traccia numero 6, Glitch. Io stronzo in modo classy, faccio il fuoco attorno a te se mi causi problemi. Io una lama non te la toglie nessuno. Bitches, motherfucker soft come del burro. Vuoi copiare me, passi per il gatto di turno. Noi siamo i glitch, tu sei una bitch, shut the fuck up. I don't give a fuck, non voglio nemmeno amici. I will fuck the police, un XD a tutti in testa. Pop in my collo, video stronzo in modo classy. Faccio il fuoco attorno a te se mi causi. Esplosiva davvero sotto ogni punto di vista, la più hard del disco fino adesso, un minuto di fuoco, beat super, bassi distorti che comunque rendono molto bene in una canzone del genere, e Freeman sopra ci sa rappare davvero bene. Traccia numero 7, Coltelli. Questo flow lo prendo easy, sto correndo io non sono come quelli, sono pieno mangio carne. Questo flow lo prendo easy, se un fucker mi sfida lo spengo col dito. Siete scarsi a rappare, siete senza udito. Partendo di Crow e Balenciaga, un guapo di motivo. WG, doppia F, mio guardaroba. Ma partendo di Crow e Balenciaga. Per spiegarvi questa traccia nel modo miglior possibile, vi dico solo che quando è partita pensavo che le mie cuffiette si fossero rotte. Cioè, il beat è allucinante, pur in questo caso il mix è davvero lit in culo. Boh, veramente veramente da figa, poco da dire. Traccia numero 8, Star, feat. Zyrtec. Talking shit, io mi sento una star. Non provarci, ti porto allo scar. Glock con mi nuovo Drip San Laurent. Lo faccio finché non succederà. Per fare soldi mi basta il wifi. Tengo troppe skills che tu non hai. Ho capito che gli infami hanno la bocca larga. Sulla tua testa se parli ancora alza una taglia. Se non sbaglio questa era già uscita un po' di tempo fa, collaborazione tra Freeman e Zyrtec, che non perdono occasione per dimostrare di essere molto affiatati. Bella produzione di Moz, e inizio a capire perché hanno deciso di far durare l'album così poco, perché questi beat mescolati con i vari suoni che ci sono tra una barra e l'altra contribuiscono a appesantire un po' di più tutto il clima, e quindi magari fare un progetto di 30, 40, 50 minuti sarebbe stato un po' più difficile da digerire. Traccia numero 9, War Fit Radical. Voglio un Draco e anche 4 MP7. Laser beam puntato in faccia, forse ti manderà 11. Siamo squad, terror squad, number 9. Siamo pronti per la war. Quattro pizze in faccia ti ritrovi sopra il floor. Mi muovo a scatto sopra pavimenti a scacchi. 20 kg saldi d'armi sotterrati dentro pacchi. Sta attenzione agli stacchi. Io sono il giovane acqua fina. Devi spaventarti. Alzo il clout insieme a Freeman mentre guardi dagli spalti. Una traccia che si chiama War non poteva non essere così esplosiva, effettivamente. Credo che sia una delle mie preferite del disco perché è veramente hard. Devo dire che su sto beat mi vedevo molto bene Radical a gridare come un pazzo, e invece grida solo praticamente nell'ultima barra. Quindi sono rimasto un po' così, però in generale la canzone è molto bella, mi è piaciuto di più Freeman, a essere sincero, però anche Radical fa una bella strofa. Traccia numero 10, Wi-Fi. Wi-Fi, sto facendo soldi solo con Wi-Fi. Prendo qualche perk, mi fa stare offline. Fuck you bitch, what is the same? West end nigga, what is the same? You was talking shit, why you problemi? Da mio shoppa meglio non ti fidi. Tengo un laser sopra il mirino. Voglio una bag, un dentro la bag e poi una bag. Fatto di odi, mi faccio le pare se sono con lei. Quando penso lo faccio davvero fuori dagli schemi. La mia bitch che mi chiama la scorta, non voglio problemi.
wifi. Credo che di nessuna di queste tracce si possa dire che non è figa, però pure in questo caso mi sento di dire un po' che mi sembra un filler, non perché sia brutta, ma perché ci sono già altre tracce simili in proprio a livello di sound. Quindi sinceramente non mi ha fatto impazzire più di tanto, però comunque è bella. Traccia numero 11, Fuoco. Che hai fuck the police, fanculo sti rappers, mi sembrate tutte bitch. Fuck 12, ad un cop non parlo, yeah, 2020 let me glow. Se stai parlando di me vedrai il fuoco, ho un cappio attorno al collo. You say you want me, non ti credo proprio. You say you love me, io invece ti odio. Pussy ass boy, ti faccio bere il cloro, yeah, 2020 let me glow. Se stai parlando di me vedrai il fuoco. Bomba pure questa, era un singolo già uscito proprio la settimana scorsa se non sbaglio, e qua mi è piaciuto particolarmente il ritornello. Anche il beat è davvero figo, si differenzia un po' da quelli sentiti fino ad ora e penso che questa canzone l'ho apprezzata soprattutto per questo. Ultima traccia, Official. Non chiamare il mio phone, mi hai fatto fuori, ormai non lo so. Puoi fare ciò che vuoi. Sono fuori immenso, per tutti sti rec servirebbe uno zaino immenso. Guarda mamma, sto per fare qualcosa di immenso. Porto sogni a tavola troppo grandi per il caffè. Stavo male, nessuno mi riportava a. Ora che ti lamenti, please, shut the fuck up. Non ho shit official, oh, una bella outro, assolutamente poco da dire. Mi piace anche il fatto che un po' come Fuoco si differenzia dalle altre, ha un mood totalmente diverso rispetto al resto del disco e personalmente avrei gradito qualche traccia in più così, non copia e incolla, non per forza su questo mood, ma proprio a livello di qualche traccia diversa, perché ora arriviamo a tirare le somme sull'album. L'album è senza dubbio una bomba, è veramente Fuoco dalla prima alla penultima traccia, perché l'ultima è abbastanza chill. Però il problema è che secondo me molte tracce un po' si assomigliano nelle produzioni, negli effetti, nell'autotune, e questo, ripeto, può contribuire a renderlo un po' pesante, quindi avrei preferito da questo punto di vista un progetto un po' più vario. Magari il suo intento era cacciare un primo album ufficiale che fosse una bomba, che gasasse tutti, e quindi poco da dire su questo, però personalmente avrei preferito qualcosa di diverso in più. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto? Siete rimasti soddisfatti? Qual è la vostra traccia preferita? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi altre reaction e tutti gli altri contenuti che carico, condividete questo video con tutti, noi ci vediamo ad un prossimo slap.